Come si possono eliminare le emozioni negative? Intanto dobbiamo capire quali sono le emozioni negative. Le emozioni negative sono soprattutto quelle legate alla rabbia, al rancore, al risentimento, all'odio. Si è espresse verso gli altri, si è espresse verso se stessi, cioè anche la rabbia verso se stessi, comunque è un'emozione negativa. E quando si manifestano le emozioni negative? Spesso si manifestano a causa di situazioni che vanno ad amplificarci la rabbia, ma siamo noi essenzialmente che lasciamo che queste situazioni ci generino rabbia. Ad esempio, siamo in auto, una persona ci taglia la strada per dire, e questo ci fa venire della rabbia e noi normalmente la esprimiamo magari suonando, magari facendo qualcosa o anche verso noi stessi, lasciandoci ribollire, diciamo, questa cosa qua. Oppure, che ne so, sempre in auto uno ci frega il parcheggio, o magari in un'altra situazione il capufficio ci riprende per qualcosa, magari alza la voce, usa un tono di voce, diciamo, alto, per cui. O magari siamo a casa e i familiari, la moglie, il figlio, la figlia, il marito fanno delle cose che a noi non piacciono e tutto questo si ripercuote dentro di noi. L'emozione quindi diventa negativa perché quando è come dire in uno stagno si tira un grande masso, si generano delle onde che poi vanno a infrangersi sugli scogli e producendo, diciamo così, dei movimenti. È quello che accade un po' dentro di noi. Noi siamo fatti di energia. Quando capita qualche cosa che va a impattare sulla nostra energia, si genera un trambusto che spesso viene amplificato. Il problema di fondo sta nella nostra amplificazione e l'amplificazione è un'amplificazione mentale, perché se una persona ci taglia la strada in auto e noi ci lasciamo prendere da un'emozione, come dire, che avviene istantaneamente in sincronica risposta a questo evento, non c'è nulla di male. Il problema è che dobbiamo imparare a scaricarla, a lasciarla andare, altrimenti si ripercuoterà nel tempo. È quello che accade agli esseri umani, una caratteristica degli esseri umani che devono modificare. Gli animali non ce l'hanno questa. Una gazzella che prova paura perché viene inseguita da un leone, nel momento in cui riesce a fuggire e il leone non c'è più, istantaneamente torna nuovamente ad essere tranquilla, a brucarsi l'erba tranquilla. Un essere umano nella stessa situazione dovrebbe andare in analisi 3 anni per la paura dei leoni, che resta anche quando i leoni non ci sono più e sono spariti. Dobbiamo quindi imparare a scaricare. Un modo buono per scaricare è utilizzare la caratteristica, diciamo, di essere su questo pianeta. Anche il nostro pianeta è fatto di energia, il pianeta Terra, per cui possiamo mettere in atto un semplice rituale. Ogni volta che entriamo in contatto con qualcosa che ci produce rabbia, rancore, risentimento e, diciamo, giustamente magari abbiamo uno sfogo, eccetera, non dobbiamo far sì che restino dei residui di energia che poi mentalmente andiamo ad amplificare, a far crescere. Per cui possiamo scaricarli a terra. La terra è proprio, come dire, serve per scaricare l'energia elettrica, ma scarica anche le emozioni negative. Per cui dobbiamo prenderci un minuto da soli con noi stessi, appoggiare una mano per terra, la mano destra per terra, che è quella che scarica, teniamo la mano sinistra rivolta verso l'alto e la mano destra appoggiata a terra, possiamo abbassarci in qualche modo e mentalmente prendiamo energia positiva dal cielo e scarichiamo tutta l'energia negativa dalla terra. Immaginiamo che quando inspiriamo, espiriamo con la nostra mano sinistra ed entra energia pura, espiriamo, immaginiamo che l'aria, un fumo nero, esca dalla mano destra e si scarichi a terra.
Questo semplice esercizio di riconnessione con la Terra ci permette di scaricare i residui di energia negativa, per evitare di emozioni negative, per evitare che si autoamplifichino. Perché il problema non è tanto l'emozione o la rabbia in sé, è quando che resta dentro la nostra mente funge da cassa di risonanza, funge da amplificatore e l'amplifica. Dobbiamo imparare da questo, cioè gli animali lo fanno naturalmente, noi dobbiamo imparare a farlo. È come dire, un'intelligenza istintiva che gli animali hanno e che gli esseri umani probabilmente hanno perso con queste sovrastrutture che sono venute fuori, diciamo, da un punto di vista evolutivo. Dobbiamo imparare a fare questo. Facendo questo non avremo più emozioni negative, cioè l'emozione negativa c'è ovviamente, ma viene eliminata una volta che viene eliminata la fonte di stimolo. E invece il problema degli esseri umani, appunto, è che eliminata la fonte di stimolo, resta lo stesso l'emozione negativa che continua ad amplificarsi. Con questo semplice esercizio riusciamo a toglierci questo inconveniente. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, seguitemi anche sul blog soluzionedirt.com.